15 anni fa stavo tranquillo sul treno della vita, comodo, con i miei cari, le cose che conoscevo. All'improvviso Andrea mi scuote, mi rovescia le tasche, cambia le serrature delle porte. Tutto si confonde. How can I try to explain? When I do, he turns away again. Andrea è il figlio di Franco, oggi ha 27 anni e si definisce un ragazzo autistico famoso. La sua storia infatti la conoscono in molti. La diagnosi arriva quando ha 2 anni e mezzo e allora che suo padre, l'imprenditore di Castelfranco Veneto, che assomiglia a Ligabue, decide di cambiare vita. Lascia il lavoro e parte alla scoperta del figlio. Prima la volta dell'America, poi del Marocco, chilometri su chilometri, Andrea vede luoghi, incontra persone. Siamo sulla route 25, la route 25, e non sappiamo andare, come andare. Però il mondo non si fermerà. Cresce, impara a scrivere attraverso un programma di comunicazione facilitata. Bravo Andrea. Emozioni, tante, anche momenti difficili e una sfida al centro di tutto, dimostrare che l'autismo non deve fare paura. Hola amico. Ma che bello, Franco Antonello, Andrea Antonello, benvenuti. La Serena. La Serena, sì. Mi va a fare un dietro con la bitiletta la Serena. Vuole fare un giro in bicicletta con te. Ti va a fare un dietro con la bitiletta, va a fare un dietro con la bitiletta la Serena. Dopo l'aspettiamo fuori, la ti va a fare un dietro con la bitiletta la Serena. Capito. Dove mi porti, Andrea? Ti va con la moto l'acqua. Con la moto pure. L'acqua? Sì. De sta stagione. Ti va con la moto l'acqua. Ti va a fare un dietro con la moto l'acqua. La porti qui a Fregene e fate un bel giro in moto d'acqua. Che è il Fregene, il litorale romano. Questo è l'ultimo libro uscito. Andrea Antonello, La valigia Aran, a cura di Fulvio Ergas. Praticamente questi sono i racconti, sono le conversazioni anche con dei brandelli di racconti, sì, che uscivano fuori da questo sistema di comunicazione che Andrea, che adesso ha 27 anni, ha cominciato a utilizzare, sì, da quando ne aveva 8, mi sembra di capire. Cioè una, sì, sono delle frasi veramente emozionantissime. Forse ne leggo una, sì, di quando aveva 17 anni. Questa è brutta, questa è triste, Andrea, sì, quindi mi sono, sì, intristita. Gesti di rifiuto, sento vicini, sento paura degli altri, violento mi vedono, muto sono, ma ci sento. Perché tu hai capito che Andrea sapeva che era autistico e quindi ci soffriva, probabilmente, da quello che leggiamo. Però leggiamo anche un'altra cosa molto bella. E sempre a 17 anni, scrive Andrea, noi siamo unici e in questo troviamo un cammino diverso, sì, che ci costruiamo per raggiungere il nostro personale successo. Sì, datevi la mano, che bello. Cos'è, date il 5? Okay. Il nostro compito più difficile è capire gli ostacoli della vita. Fare il nostro sogno è fatica e il lavoro che nel tempo ci porta soddisfazione. Oggi il mio grande obiettivo è farmi conoscere chi sono io, ragazzo autistico. Questo vale per te, Andrea, ma vale per tutti noi. E per lui, però, è stato più importante. Sì. Questo è un, come hai detto te, questo libro, sono tutte le cose che noi comunichiamo con Andrea, le domande che gli facciamo, le risposte che lui ci dà. Noi, tu e tua moglie? Sì, io, la mamma, la psicologa che lo segue, che gli ha insegnato questa cosa della scrittura. Però ne è venuto fuori praticamente un romanzo, cioè il primo romanzo credo che viene fatto a forza di domande e risposte. Ma il bello è, sai Serena, che questi ragazzi con autismo sono tantissimi, sono tanti e sono sempre quanti di più. Quanti sono? Si parla di 500.000. Allora dillo te. Tutto bene. Grande. Si parla di 500.000. Vuoi bene Serena? Vuoi bene alla Serena? Ti va bene Serena. Però adesso lascia che diciamo qualcosa dei ragazzi come te, perché ogni volta che la RAI ci invita qui, Andre, ci fa fare un metro avanti. Sì. E noi dobbiamo fare tanti chilometri con te e con questi ragazzi. Sì. E allora, mi lasci dire una cosa? Sì. Che ne è venuto fuori un romanzo, praticamente. È un romanzo dove Andrea sa far ridere, sa far piangere, sa far commuovere. E però dà alla fine a chi legge questo libro, cioè ti permette di entrare nella testa di un ragazzo autistico da 8 a 27 anni, quindi la vita, 20 anni di vita, visti da dentro i suoi occhi, da dentro la cosa sua testa. Cosa hai trovato nella testa di tuo figlio in tutti questi anni? Ho trovato una persona normale, come tutti noi, che vede, che capisce, che si rende conto del suo stato. E non ti dico la rabbia che mi fa
quando vedo le persone che si rivolgono a questi ragazzi. Ciao bambino, come tipo stai? Tipo caramellina. Vuoi un cioccolatino? Sai, quelle cose... Trattiamo... Cioccolatino. Dopo lo prendiamo. Ma trattare questi ragazzi come persone strane, come persone che stanno al di fuori della società, mentre ci stanno chiedendo... Puoi parlare solo te oggi, allora? Sì. Va bene, non lo fai te. Che vuol dire? Un buon segno che voglia parlare solo lui? Mangiare cioccolatino. Sì. Lui è stimolato tutti i giorni, a noi attorno. Però ci sono tante situazioni che non sono così e per questo certo, motivo noi stiamo tu, facendo... Certo, peraltro, insomma, hai lasciato il tuo lavoro, hai fatto una fondazione dove adesso Andrea lavora, quindi è andato anche a vivere da solo, giusto? Sì, anche questa... se di fronte a casa vostra, a casa sì, tua, no? Certo, è vicino con le telecamere. Noi facciamo tanti passi, ogni giorno cerchiamo di fare un passo avanti ed è quello che dico a tutti perché bisogna lavorare ogni giorno con questi ragazzi. Andrea ha fatto dei passi da gigante, ma ci vuole tanta attenzione. Certo, e nella tua vita c'è un prima e un dopo, no? Il dopo, la diagnosi di autismo per Andrea, ha avuto... Immagino alti e bassi, qual è stato il momento più drammatico e qual è stato il momento invece che ti ha consegnato più gioia? I momenti più drammatici si sono susseguiti per una quindicina d'anni, da quando è arrivata la diagnosi fino al momento di quel famoso viaggio che avete fatto anche vedere. Perché voi avete girato, quanto tempo avete girato insieme in moto? Beh, noi siamo praticamente sempre insieme. Mm. Una volta all'anno ci concediamo un giro, uno di questi è diventato un libro, è diventato un famoso, film, ci ha permesso... Sì, un film dedicato a Salvatores. Un documentario, poi, che se ti abbraccio non aver paura. E ci ha permesso questa cosa qua, noi l'abbiamo accolta a braccia aperte, siamo qui per questo, perché oltre che a pensare ad Andrea, con i bambini delle Fate, la nostra associazione, stiamo dando tante possibilità a ragazzi come lui in tutta Italia. Insomma. E che cosa ti ha insegnato Andrea? Andrea, come hai detto te, la mia vita si divide in due, da quando non c'era Andrea, dove facevo una vita normale, da imprenditore, da persona normalissima. Ci sono stati poi questi periodi dove c'hai i momenti duri che dicevi, che non sono durati qualche mese, sono durati anni. Sì. Mi aiuti? Sì. Mm. E dopo c'è stata la decisione di tirar su queste maniche, di darsi da fare, di non guardare alle 99 negatività che ci sono, perché ci sono e ci sono tuttora, ma di guardare l'unico spiraglio dove si può fare qualcosa ed è quello che ci sta guidando ancora adesso. Quando hai capito, perché poi c'è questo mistero, no, nell'autismo... che noi non capiamo quello che loro capiscono. È come non riuscire a poter entrare dentro la testa di un'altra persona. È proprio questo, Serena. Nelle frasi di Andrea, ti assicuro, chi vorrà leggerle, è il nostro regalo di Natale per tutti questo, si entrerà a capire come ci vedono questi ragazzi. Lui ci chiama terrestri nel libro. E vedono le cose in modo diverso. Prova a immaginare di essere dentro una bolla, non puoi comunicare, non ci riesci... E vedi però tutto quello che c'è fuori. Ecco, su questo libro noi vediamo cosa pensano i ragazzi, o perlomeno cosa pensa Andrea. Certo, nei suoi perché poi peraltro non tutti riescono poi a utilizzare questa forma di comunicazione facilitata. È una cosa molto lunga. Io per 5 anni non ho creduto che Andrea scrivesse, credevo scrivesse l'operatore. È una cosa che fanno pochi ragazzi, ma... Ecco, cioè leggere, aiutami, ti prego, fammi guarire, fai fatica, ma provaci. Che cosa ti ha... ma te sei però sei un po' serena, adesso non va mica bene, mi tocchi tutte le frasi che mi hanno lasciato ancora le ferite aperte, sì, lo sto dicendo. Poi posso dirti una cosa, Franco, è importante invece che tu tocchi le frasi che lasciano le ferite aperte, tu dici ci sono tanti, ovviamente ci sono tanti ragazzi che hanno la sindrome a vari livelli, no? E più si condivide, più si ha la forza di reagire, di andare avanti, di amare. Il nostro modo di condividere è questo. Questo è il quinto libro, stiamo cercando di comunicare questa cosa. Sono convinto che se la gente capisce cos'è l'autismo non farà più paura, perché sono persone meravigliose che danno tanto, ma tutte le cose, se non le capisci, se non le sai, se le vedi, ti fanno paura. Andrea, quelle persone hanno avuto paura di te? Sì, sapevo che le paura di te. La frase di prima... Le paura di te.
non sono muto, ma ci sento. E ti dispiaceva che le persone avessero paura di te? Sì, ti vede le stive le persone paura di te. Hanno paura di te? Sì. Adesso un po' meno, però, vero? Le tinnitus ligule morose. Le morose. Le tinnitus ligule morose. Le morose è un altro capitolo. Pure le morose, chi sono queste morose? La mare bene. Adesso cerca l'amorosa, Andrea, quindi ogni tanto ritorna. Poi dici, no, perché mi piace lui, non è che ha detto l'amorosa, le morose, ne vuoi più di una, fammi capire. Le tinnitus ligule morose. Scusami, cosa chiedi a un'amorosa, Andrea? Cosa vuoi di più di tutto dalla vita tu? Ti va una fidanzata bella. Una fidanzata ti bella. Ti va una fidanzata un po' bella. A 27 anni mi sembra giusto, un bel ragazzo. Come la vuoi? Bionda, mora? Ti va mora. Mora, perfetto. Ti va bionda. Basta che venga, vero Andrea? Sì. Bionda, mora. Senti, dicevo, no, il fatto di quello che ti abbia... L'emozione per un padre di non riuscire a proteggere il figlio fino in fondo dalla paura o dalla sofferenza, quanto è pesante? Credo sia la cosa più atroce che possa capitare a una persona, perché ti difendi per te, ti dai da fare, ma quando è un figlio che ha delle difficoltà che poi sai che avrà per tutta la vita... E quando non ci sei più te, cominciano le cose che tutti noi genitori ci torturano, perché finché ci siamo lo difendiamo, dopo meglio che non parliamo di cosa succede dopo. Io almeno non ne voglio parlare, perché andremo a parlare di cose tristi e di cose che la società non vuole vedere. E quindi preferisco vedere ogni giorno quello che si può fare, fare ogni giorno un sorriso, fare ogni giorno un passo avanti, fare ogni giorno qualcosa, mattone dopo mattone, che possa costruire una casa domani. E, un momento nel quale hai capito che insomma quello che stavate vivendo insieme poteva essere utile, non so, un episodio, una persona che ti ha scritto, qualcuno che hai incontrato? È stato quando io all'inizio ho diviso la mia vita, quando è arrivato Andrea, ho diviso la vita in due. Al mattino lavoravo, facevo l'imprenditore, curavo le mie aziende, al pomeriggio stavo con Andrea, avevo deciso di fare così. E ho visto una mamma che quando le ho detto, ma può stare con noi suo figlio, lo tengo io un paio d'ore, sono qui con Andrea, mi ha guardato con gli occhi di una donna che guarda un miraggio, che dice, io posso andare dal parrucchiere, mi vado a fare i capelli, aveva la crescita bianca di 2 centimetri. Allora io ho detto, no, non può essere così. E lì credo mi sia scattata la voglia di fare qualcosa, di mollare quella che era la mia impresa, il mio lavoro a fini di lucro, per trasformare, cioè per portare questa mentalità di impresa nel mondo del sociale che è messo molto male. Andrea, ti faccio una domanda che c'è anche nel libro. Che cos'è che ti rende felice? Ti fa la valigia. La valigia Aran? Sì. La valigia Aran è arancione, come sì. La mia giacca. Vedi, ho ti messo la questa valigia rotta. È il rosso perché è vestita di rosso, allora. Ho messo ora arancione. La valigia rotta, ti va per la valigia rotta. Il prossimo scriviamo la valigia rossa, se vuoi. Sì. La valigia Aran è la prima frase che lui ha scritto al computer, quindi l'abbiamo usata. Tu che usata. Emozione hai provato quando l'hai letta? No, io non ci credevo. La psicologa mi ha detto, guarda che Andrea sa leggere, secondo me può scrivere. Gli stavo, giuro, distinto gli stavo tirando un pugno, perché? Dicevo, perché mi prendi in giro? Cioè già abbiamo i nostri problemi. E invece è stata la dimostrazione anche per me che se ci si crede alle cose, se ci si lavora, se ci si mette il cuore, si possono ottenere risultati incredibili. Fino a 18 anni era impossibile andare anche al ristorante con Andrea, dovevamo legarlo per farlo stare fermo. Adesso no. Si muove da solo. Quindi... No, non è d'accordo. No. Parlo di una volta. Sì. Adesso sei bravo. Adesso hai fatto tutto un giro qui dello studio prima di entrare. Sì, cosa ti è piaciuto e cosa non di ti là. È piaciuto? Che ti piaceva di là? Sì. Cosa hai trovato di là che ti piaceva? I fuochi. I fuochi? Sì. Ti va. Che fanno i fuochi tu in nato. Va bene. Ti va i fuochi tu in nato. Non credo che vediamo fuochi. Ti piacciono i fuochi d'artificio? E chissà, sì. Però non allora forse è un'associazione positiva, no? Perché se lo associa al fuoco d'artificio. Ti diverte questo posto, Andrea? Sì. Sono contenta. Senti, la cosa più bella che hai sentito dire da Andrea o che hai letto? Adesso ne scrive tante di cose belle. Mi piace in particolar modo, anche per quello che facciamo, quando dice che il suo obiettivo è fare in modo che altri ragazzi abbiano le sue possibilità. Quando lui lavora con me, sempre con me, in giro per l'Italia, nei progetti che sosteniamo... E io vedo proprio la sua voglia, i suoi occhi che brillano quando vede che facciamo qualcosa di buono per gli altri. Mi piace questa sua predisposizione. All'inizio hai provato rabbia?
No, ancora adesso provo rabbia. Sì? Ogni giorno provo rabbia. Ogni giorno mi dispero. La gente mi dice, ma come fai a essere sempre così sorridente? Io non ce la faccio, non ce la faccio neanch'io. Però l'unica strada è vedere, come ho detto prima, l'1% buono e seguire. Ma quello. Rabbia rispetto a che cosa? Non lo so. Non è colpa sua. E farà tutta la vita così. E ci sono persone che si incazzano perché non funziona il telefono, perché non trovano il parcheggio, perché... Proviamo a passare un'ora al giorno con uno con un ragazzo come Andrea e tutto il mondo lo vediamo con altri occhi, con altri colori. Ci arrabbieremo meno per le nostre cose. Provo rabbia perché siamo in una società che pensa a se stessa. Provo rabbia perché siamo chiusi nel telefonino e lasciamo morire i nostri figli. Provo rabbia perché ci interessiamo di tante cose che potrebbero anche stare così e siamo capaci di non vederli questi 500.000 ragazzi in Italia. Uno ogni 70 dei nuovi nati. E invece io dico, Serena, che se ognuno mettesse un'ora al giorno, un giorno alla settimana, e dopo aver pensato 20 giorni, 29 giorni a se stesso, come giusto che sia, pensasse un giorno per chi si è preso indietro, allora cambieremo le cose. C'è gente che continua a chiedere la soluzione di questi ragazzi allo Stato, al Papa, a Dio. Non arriva da lì la soluzione, non possono farcela, sono troppi. Il vero cambiamento ci sarà solo... se in ogni quartiere le persone di quel quartiere si stringono un giorno a testa insieme a quel ragazzo di quel quartiere, se la società li abbraccia, hanno voglia di vivere, di trovare un amico, capito? È lì che io mi sto battendo. No, no. Come no? Lo vuoi un amico o no? Ci vuoi un amico un po', sì. Ah, un po' sì, se no mi fai fare brutta figura. Vi adoro davvero, grazie. Grazie Franco, grazie Andrea. E... lasciami dare solo... Ce lo auguri, buon Natale, Andrea. Sì, ti va buon Natale, ti va buono. Lasciami solo dire che per chi vuole capire... Buon Natale, ti va buono. Buon Natale anche buon anno. No, chi vuole capire cosa fare con noi, come i bambini delle fate ci cercano, ma ci certo, provano. La valigia Aran lo trovate in tutte le librerie, leggete, moltiplicatevi, noi ci vediamo domani. Salute.